È stato il giorno del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e dell'ex presidente di Estra Francesco Macri, che hanno reso dichiarazioni spontanee di fronte alla Corte. Questa mattina così si è tornati in aula per il processo Coingas. Ad aprire l'udienza all'audizione degli ultimi testi, tra cui il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti. Poi per la prima volta si è sentita in aula la voce dei due imputati eccellenti, che hanno deciso di non sottoporsi ad esame con domande e risposte, ma di raccontare la loro verità. Sono in silenzio da un po' di tempo, da sempre, su questa vicenda, quindi mi sembrava giusto, doveroso fare dichiarazioni spontanee. Tre le accuse per il primo cittadino di Arezzo: favoreggiamento in peculato, favoreggiamento in traffico di influenze e concorso in abuso d'ufficio per la nomina di Francesco Macri a presidente di Estra. Alessandro Ghinelli ha ribadito ancora una volta la sua estraneità ai fatti e proprio sulla nomina di Macri ha ricordato la votazione di massa anche degli altri sindaci nel 2017, per poi sottolineare di aver agito in totale trasparenza e correttezza. Anche Francesco Macri in aula ha avuto l'occasione di raccontare la propria verità in merito alla sua nomina. Anch'io avevo dei dubbi e mi l'hai chiariti questa avvocatessa di Torino, che considerammo tra le più esperte in Italia. È intervenuto anche sull'accusa di concorso in peculato relativo alle consulenze d'oro, 500.000 di euro spesi per incarichi ritenuti dalla Procura della Repubblica inutili. Secondo la tesi dell'accusa, sarebbe stato proprio lui il collegamento tra Staderini, già condannato a 2 anni, e lo studio di Pier Ettore Olivetti Rason. Non mi sono mai occupato degli incarichi che affidava Staderini, che ha affidato lui. È un ragazzo cresciutello e responsabile, è lui che ha compiuto gli atti e a lui vanno chieste, come dire, le questioni al riguardo. Dichiarazioni spontanee anche per altri due imputati, l'avvocato del comune Stefano Pasquini e l'avvocato Rason. Con la prossima udienza fissata per il 29 novembre dovrebbe chiudersi il dibattimento, poi le conclusioni ed infine a gennaio il giudice Filippo Ruggero pronuncerà la sentenza per gli 11 a giudizio.